carissimi fratelli e sorelle, anzitutto volevo ringraziarvi per questo invito e per l'opportunità che mi date di parlare di questo grande uomo, amico speciale, maestro insigne, amante del bello e soprattutto uomo innamorato di Gesù Cristo. Oggi la Chiesa intera deve essere grata a Dio per il grande dono rappresentato dalla vita, gli studi, il pensiero di Romano Guardini. Egli, attraverso la sua vastissima produzione letteraria, ha saputo trovare e proporre una nuova visione reale e efficace del mondo, cioè la Weltanschauung cristiana, il cui esplicito obiettivo è stato quello di raggiungere uno sguardo d'insieme sull'esistenza cristiana nella sua totalità. In questo giorno desidererei meditare insieme a voi su quelle splendide parole che avete scelto come titolo di questa mostra. Vorrei aiutare gli altri a vedere con occhi nuovi. Come si è insegnato Guardini, siamo chiamati a meravigliarci dinanzi alle parole e a porsi domande in modo critico su ciò che ci sembra di vedere. Ora vorrei analizzare il titolo della nostra mostra facendo attenzione a ogni sua singola parte. Vorrei aiutare gli altri. In queste prime parole e soprattutto nell'uso del condizionale vorrei, traspare innanzitutto la consapevolezza e l'umiltà di chi sa osservare intimamente l'interiore e l'esteriore di ogni cosa. Dagli scritti di Romano Guardini si percepisce subito quel suo essere autentico, quella capacità che appartiene a chi prima di insegnare agli altri si mette in discussione riconoscendo nelle proprie contraddizioni l'amore di Dio. Il suo insegnamento, infatti, è impregnato da una freschezza, chiarezza, profondità e vitalità che lo contraddistingue. Da una parte si percepisce un suo rapporto intimo con il Signore, dall'altra non possiamo perdere di vista che lui in prima persona ha vissuto il dolore scaturito dalle due ultime guerre mondiali. Il suo vissuto, senza dubbio,
lo ha spinto a trovare delle modalità e dei linguaggi che potessero essere utili a formare le nuove generazioni. In questo modo, con estrema semplicità e chiarezza, egli riesce a spiegare i grandi concetti della fede e soprattutto a suscitare una santa curiosità fra i giovani. Il suo insegnamento, inoltre, anche oggi continua ad essere estremamente calzante dinanzi all'urgente necessità che hanno i fedeli di essere educati, istruiti, guidati, iniziati verso la comprensione dei misteri cristiani per maturare la loro fede e vivere un rapporto autentico e personale con il Signore. A vedere. Il termine occhio, ayin in ebraico, oftalmo in greco, viene spontaneamente utilizzato nell'Antico Testamento per indicare tutta la persona. L'occhio esprime tutta la persona umana. In questa linea antropologica c'è una sorta di canale di informazione dell'uomo, dall'interiore verso l'esteriore, ma anche dall'esteriore verso l'interiore. L'occhio cattivo è una persona consumata dalla gelosia, invidia e rancore verso gli altri. Nella linea sapienziale viene spesso messo in rapporto con il cuore e con la mente, tanto da parlare di occhio del cuore, per indicare una percezione spirituale. L'attività connessa con la presenza di tale organo è comunemente definita vedere. Vi è un vedere fisico, una pura attività biologica consistente nell'aprire gli occhi, ma anche un vedere invece che presuppone un processo di comprensione di quello che si vede. Infine, un vedere in visione. Il vedere rappresenta una delle forme sensoriali più importanti per esprimere l'instaurazione della relazione con Dio nel suo rivelarsi. Di conseguenza, il contrario del vedere è la cecità, la chiusura a questa relazione con Dio. Per questo motivo vorrei continuare l'analisi del titolo della nostra mostra, che manifesta il grande desiderio di Guardini di aiutare gli altri a vedere. Vedere, come ben sappiamo, significa essere irradiati da quella luce che ci fa comprendere il senso e l'ordine di ogni cosa. Questo è possibile solo se si è in relazione con Dio. Ma per essere pienamente con Lui, per conoscerlo, per contemplarlo, per vedere il suo amore e amarlo,
che è fondamentale coltivare il silenzio. Per questo motivo Romano Guardini diceva: in verità le cose grandi avvengono nel silenzio, non nella rumorosità o nella pomposità degli eventi esterni, ma nella chiarezza della visione interiore. Diceva anche: se qualcuno mi chiedesse dove inizia la liturgia, risponderei nell'apprendimento del silenzio. Ripeto spesso che dal momento che Dio abita in un grande silenzio, l'uomo si avvicina al cielo, o piuttosto lascia che Dio si manifesti in lui, proprio nel divertirsi di silenzio. Per questo motivo San Paolo, citando il libro del Deuteronomio, spiega che non è attraversando il mare che incontriamo Dio, perché Egli è nell'intimo silenzio del nostro cuore. Non dire nel tuo cuore: chi salirà al cielo per farne, cioè, discendere Cristo, oppure chi scenderà nell'abisso per fare, cioè, risalire Cristo dai morti. Cosa dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Grazie della presenza del Signore al nostro fianco. Se non lo cerchiamo laddove Egli si rivela, e cioè nella preghiera silenziosa. La preghiera consiste nell'immaginare in silenzio la vita concreta e quotidiana di Gesù. Ma non si tratta tanto di ricordare un fatto storico, tanto di fare entrare silenziosamente il Figlio di Dio nel nostro cuore e nella nostra vita. Bisogna perciò mantenersi alla presenza del Signore affinché Egli possa trovarci disponibili in quel silenzio che gli permette di incarnarsi in noi e di trasformarci in Lui. Questo silenzio appartamente arido e al contrario colmo di Spirito Santo è indispensabile affinché l'anima possa percepire un sussurro: Abba Padre. La preghiera non è moltiplicare parole e discorsi, ma per riuscire a tacere, ad ascoltare Dio, imparare a sentire i gemiti ineffabili dello Spirito Santo che abita in noi e silenziosamente grida. Così diceva Romano Guardini: interiore deve essere ogni preghiera quando non vuole restare un semplice gioco di labbra. Qui però la parola menziona
un modo de preghiera che, abbandonando il discorso, aspira al silenzio. L'orante deve cercare Dio, avvicinarsi a Lui e così diventare ulteriormente più semplice, più silenzioso, più puro e essenziale, mettendosi così in grado di stare in comunione con Dio. Questa preghiera ha un particolare legame con la verità, quella che chiamiamo preghiera orale. Si rivolge a Dio per dirgli qualcosa di determinato. Essa riposa, sì, sulla verità della fede. Non si occupa però immediatamente di essa, ma adora, chiede o ringrazia. La contemplazione, al contrario, cerca la sacra verità come tale. Essa vorrebbe conoscere chi è Dio, comprendere che significa regno di Dio, essere illuminata per quanto riguarda l'uomo, giungere a vedere chiaro nella propria esistenza, ottenendo una immagine esatta del mondo. Così è proprio di ogni contemplazione lo sguardo rivolto all'essenziale, alla verità. Questa ricerca di verità non è però un puro e semplice sforzo intellettuale, poiché in tal caso produrrebbe della teologia o la filosofia. La conoscenza della quale qui si parla è opera di tutto l'intero uomo. Tutto l'essere vivente si svolge a Dio e così naturalmente si apre a un interiore rapporto e colloquio. Il punto focale è sempre Gesù Cristo, che è solo imparando a conoscerlo e amarlo e a vivere pienamente con Lui che troveremo la forza, il coraggio e il modo giusto per trasformare il mondo. Cristo è l'apice dell'evento della rivelazione, in cui il totale altro entra nel mondo e rivolgendosi a Lui che sia lo sguardo totale pieno delle cose. La Weltanschauung è lo sguardo di Cristo custodito e attinto nella Chiesa Cattolica che ne è la portatrice storica. A tale riguardo Guardini ebbe a dire: io parlo della rivelazione storica e soprannaturale, della parola positiva che Dio dice alla storia. Il portatore della parola di Dio, che in senso essenziale e compiuto Gesù Cristo, sta di fronte al mondo in una libertà fondata nell'aldilà. In Lui, Dio libero dal mondo, parla al mondo. Egli è altro dal mondo e dall'altro. Così Egli rimette in questione il mondo e lo obbliga a rivelarsi. Non a caso nel Vangelo di Giovanni leggiamo le seguenti parole:
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò, e mi manifesterò a lui. È interessante come San Giovanni mette in relazione il vedere con il vivere, l'amare con l'osservare, il conoscere con il rimanere. Solo nel contemplare il suo amore noi diamo un senso alla nostra esistenza. Per questa ragione Dio, che è l'essere in pienezza, rende visibile il suo amore attraverso il suo Figlio, che è la luce in grado di strapparci dalle nostre oscurità. L'apparire di Dio distrugge la legnatella dell'inganno nel quale ci divertiamo impotenti. Ponendoci davanti ai nostri limiti e aprendoci all'infinito. Mi viene alla mente il colloquio tra Gesù e Nicodemo. Proprio di notte Nicodemo, avvolto dall'oscurità della sua vita, barcamanendosi tra prove, divisioni e difficoltà, si rivolge a Gesù e gli chiede: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Questa è una domanda esistenziale, una domanda vitale di una profondità unica. Questo uomo desidera sapere se è possibile ricominciare, ripartire, avere una nuova opportunità, sperimentare realmente quella grazia capace di rigenerare la persona nella sua profondità, di dargli una vita nuova. Il Signore gli risponde che per vivere questo, che rappresenta il regno di Dio e la vita eterna, è necessario rinascere d'acqua e spirito. Gesù, nel spiegare a Nicodemo cosa vuol dire rinascere, fa riferimento all'episodio nel quale il popolo di Israele chiede aiuto a Mosè a causa dei serpenti velenosi. Dio infatti ha permesso che questi rettili mordessero gli israeliti, i quali mormoravano in continuazione contro di lui. Il Signore dice a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. E nell'uscire da se stessi, nel guardare, nel contemplare questo serpente innalzato e nell'obbedire a Dio, che il popolo di Israele guarisce. Per questo Gesù dice a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
Così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E nell'adorarlo, nel vedere e toccare il suo amore, che noi sperimentiamo il perdono e ritroviamo la vita. E proprio questo ciò che chiese l'Apostolo San Tommaso quando gli altri discepoli gli annunziarono di aver visto il Signore risorto. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Il Signore sa che abbiamo bisogno di vedere, di toccare, di contemplare nel silenzio i segni del suo amore. Con occhi nuovi. Ora vorrei soffermarmi sul significato delle ultime parole del titolo di questa mostra, con occhi nuovi. Per Romano Guardini, gli occhi nuovi sono quelli che ci permettono di contemplare la bellezza nel suo intimo legame con la verità. Perché come la preghiera è legata alla verità, così la contemplazione della bellezza è il suo legame con la verità. E infatti esprimeva molto chiaramente questo concetto dicendo che l'anima della bellezza è la verità. Così si tramite la bellezza si conosce la verità, il muoversi nella verità apre gli occhi alla bellezza, senza mai perdere di vista che la verità è il fondamento. Al bello, pertanto, rende giustizia solo chi rispetta questo ordine e lo intende come lo splendore della verità ontologica perfettamente espressa. Questo stesso legame fra la verità e la bellezza, già espresso nel canone greco di bellezza nelle opere platoniche, è ripreso anche da Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI. Bellezza e conoscenza, certamente, una forma superiore di conoscenza, poiché colpisce l'uomo con tutta la grandezza della verità. Ciò che la bellezza muove nell'uomo è un desiderio superiore alle sue stesse forze che lo attira verso il fondamento, verso l'incontro con Cristo, unica fonte di quella conoscenza più reale e più profonda che in grado di generare l'amore e toccare con le nostre mani la verità. Tuttavia, sorge la domanda su come avvenga questo incontro con Dio attraverso il bello. Questo uscire da sé che ci permette di incontrarci con l'altro. L'incontro con la bellezza avviene in due momenti. La prima reazione
di sorpresa, la che avremmo stupore, è dovuta a una intuizione che lascia intravedere che vi è qualcosa d'altro. È un sussultare nell'intimo che nasconde il mistero. Non a caso Albert Einstein dice: la più bella sensazione è il lato misterioso della vita. Il sentimento profondo che si trova sempre nella culla dell'arte e la scienza pura. Chi non è più in grado di provare né stupore né sorpresa, e per così dire morto, i suoi occhi sono spenti. L'impressione del misterioso, sia pur visto a timore, ha suscitato fra l'altro la religione. Sapere che esiste qualcosa di impenetrabile, conoscere le manifestazioni dell'intelletto più profondo, della bellezza più luminosa, che sono accessibili alla nostra ragione solo nelle forme più primitive, questa conoscenza e questo sentimento è quella vera devozione. In questo senso, e solo in questo senso, io sono fra gli uomini più profondamente religiosi. Da questo stupore si può generare nell'uomo il desiderio di conoscere, un'apertura di orizzonti che a volte prepara l'uomo a incontrarsi con la verità e perciò a meravigliarsi. Ora, la meraviglia è un certo desiderio di conoscere che sorge nell'uomo quando vede un effetto di cui ignora la causa, oppure quando tale causa è superiore alla sua conoscenza e alla sua capacità. Quindi la meraviglia è causa di piacere, in quanto è connessa alla speranza di raggiungere la conoscenza di ciò che si desidera conoscere. Vi è allora un doppio movimento, iniziale atteso e inatteso, incontro e scontro con una bellezza che possiamo chiamare stupore, successivo desiderio di comprendere più intimamente il bello, che ci fa giungere così alla meraviglia. Certamente quelle gentile di verità che l'uomo da sempre ha incontrato attraverso la bellezza trovano solo in Gesù Cristo la loro pienezza. Cristo è colui che si svela il mistero più profondo e reale della bellezza e li chiama l'uomo, primo movimento, l'uomo dallo stupore inizia a conoscere
il mistero della passione di Gesù, che l'uomo giunge a contemplare quella bellezza che va oltre l'estetica. Dio è l'unico in grado di riempire di senso e bellezza ciò che ne è privo, ciò che ne è privo, ossia la morte. Non è infatti sufficiente per l'uomo un concetto puramente armonioso della bellezza, perché esso appare un'illusione al confronto con le atrocità della sofferenza, della violenza, del male, che da sempre coinvolgono l'umanità. Nella passione di Gesù Cristo si comprende invece la bellezza nella sua totalità, che non annulla l'ideale antico, ma lo supera. Colui che la bellezza stessa si è lasciato colpire in volto, sputare addosso, coronare di spine, ma proprio in questo volto, così sfulgurato, appare l'autentica estrema bellezza, la bellezza dell'amore che arriva sino alla fine e che appunto in questo si rivela più forte della menzogna e della violenza. Dunque, ciò che produce la meraviglia è l'incontro con la bellezza nella sofferenza. Se in essa vediamo il bello, ci meravigliamo. Ma questa meraviglia nasce però da un amore così grande che si fa sofferenza per riempire di senso ciò che ne era privo. Da questo si comprendono quelle parole dette da Gesù Cristo stesso, quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e non faccio nulla da me stesso. Proprio qui, nell'essere solo a solo con Cristo, nel contemplare quello sguardo che si aspetta, l'uomo sperimenta la tenerezza dell'amore di Dio. Nell'esperienza dell'amore sperimenta la verità, quella verità che lo rende libero e capace di amare. Perciò, nell'incontro con la bellezza si generano occhi nuovi e sguardo nuovo verso la bellezza stessa, verso l'eternità e verso di sé, che rende possibile l'adorazione dell'altro. Il luogo privilegiato di questo incontro fondamentale per la vita del cristiano è proprio la celebrazione liturgica. Bisogna tuttavia mettere in guardia dal rischio di estetismo, nel quale la liturgia stessa potrebbe incorrere. Una preoccupazione molto forte in questo senso espressa da Guardini.
incombe il pericolo che anche qui si affermi l'estetismo, che la liturgia sia prima esaltata, poi apprezzata esteticamente, particolare per particolare, nelle sue preziosità, infine che la santa bellezza della casa di Dio venga gustata con raffinatezza da competenti, fino al punto da ridurre la casa di preghiera, sia pure in un nuovo modo, a speronca di ladroni. Ma questo non può essere a motivo di colui che abita in essa, è a motivo delle anime nostre. Non per creare delle immagini, frasi armoniose, cerimonie suggestive e solenni nella che la Chiesa ha edificato l'Opus Dei. Bene, poiché non si prefiggeva altro scopo agli infiori dell'onore di Dio per i bisogni più seri delle nostre anime. Stante questo, la profondità dell'incontro con l'amore deve avere il suo riflesso nella liturgia. Stante questo, la profondità dell'incontro con l'amore deve avere il suo riflesso nella liturgia, deve essere perciò una manifestazione di bellezza in tutta la sua ricchezza e totalità. La bellezza è anche missione, cerca l'uomo nella sua totalità ed espressione della Chiesa stessa. Se la Chiesa deve continuare a convertire, dunque a umanizzare il mondo, come può rinunciare nella sua liturgia alla bellezza, che unita in modo inestricabile all'amore, insieme allo splendore della risurrezione. Infatti, ciò che si annuncia è la novità del cristianesimo, la parola che si è fatta carne, riempiendo di senso la vita stessa e aprendo così all'uomo una finestra verso il bene. Romano Guardini non desiderava altro che questo, aiutarci a vedere con occhi nuovi. Grazie per la vostra ascolto e la vostra pazienza.